Cecilia Rodriguez dopo il ritiro di Francesco Monte dall'Isola dei Famosi, parte insieme al suo ex cognato. Cecilia Rodriguez torna a far parlare di sé. La bellissima argentina sta trascorrendo la serata insieme ad alcuni suoi amici, tra cui anche qualche ex concorrente del Grande Fratello VIP. In questa prima serata del Festival di Sanremo 2018 sono davvero tanti i party organizzati e a cui stanno prendendo parte i vari personaggi dello spettacolo. La sorella di Belen sta documentando la festa a cui sta partecipando attraverso svariate Instagram Stories. Tra tutti i video apparsi sui social, due in particolare hanno catturato l'attenzione dei vari followers. Al fianco della fidanzata di Ignazio Moser c'è una persona per lei molto speciale. A fare compagnia alla Rodriguez c'è il fratello di Francesco Monte, nonché appunto suo ex cognato. Francesco Monte torna dall'Isola dei Famosi e Cecilia Rodriguez passa la serata con suo fratello, ecco perché i due sono apparsi sereni e anche molto complici, proprio come lo erano quando lei stava ancora insieme a Francesco Monte. Tutto ciò mostra, ancora una volta, come l'argentina sia stata in grado di mantenere un bellissimo rapporto con il suo ex cognato Stefano. In ogni caso, sono davvero tanti i fan dell'ormai ex naufrago dell'Isola dei Famosi che si stanno chiedendo il motivo per cui i due stiano trascorrendo una serata insieme. Il perché è uno solo e anche molto semplice. Il fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne non è altri che l'agente di Cecilia Rodriguez e non solo. A far parte dell'agenzia di Stefano c'è anche Jeremias. Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte, ottimi rapporto con l'ex cognato. Nel video apparso sul profilo social di Cecilia, la ragazza e il suo ex cognato appaiono sorridenti e anche molto divertiti. A quanto pare, le questioni di amore tra la Rodriguez e Francesco sono rimaste tali e non hanno rovinato il rapporto di amicizia nato proprio tra l'argentina e Stefano. Intanto, Monte è tornato in Italia e ha avuto modo di chiarire la sua posizione attraverso un post pubblicato su tutti i suoi social.